Con il metodo Mindtree connettiamo e allineiamo le nostre tre menti, conscia, subconscia e superconscia, per attivare le risorse psichiche e spirituali più profonde ed elevate che ognuno di noi ha dentro di sé. Grazie alla connessione e all'allineamento delle tre menti, permettiamo al principio spirituale, la nostra energia di autorisoluzione, autoguarigione e autorealizzazione, di liberarsi e di operare in maniera esatta, per il nostro meglio. I prodotti di Mindtree sono distribuiti in esclusiva da Area 51 Publishing. Puoi sfruttare la potenza e la flessibilità del metodo Mindtree in modo completamente autonomo con i programmi audio guidati passo passo, corredati di schede, schemi riassuntivi e di video esplicativi. I programmi audio sono anche il prodotto servizio più economico e vantaggioso. Scoprili tutti sul sito di Mindtree, www.mindtree.it. 25 aprile e 1 maggio, un contributo olotropico. In questi giorni di commemorazioni, 25 aprile, 1 maggio, poiché tutto ormai è ridotto a tifoseria, a causa, a mio parere, principalmente della polarizzazione e semplificazione che i social media hanno imposto alla comunicazione e al linguaggio, sento rivendicare, da una parte, il rifiuto di restare ancorati al passato e la necessità di aprirsi al futuro, e dall'altra la necessità di non dimenticare il passato per ricordarci chi siamo, la nostra identità e la nostra storia. Vorrei dare in merito un salomonico contributo olotropico. Chi conosce Mindtree può vedere quanto queste rivendicazioni temporali, passato, presente, futuro, rispecchino la struttura delle tre menti e dei tre piani su cui opera l'azione delle tre menti. Il piano della mente conscia è il piano del tempo presente. Il piano della mente subconscia è il piano del tempo passato. Il piano della mente superconscia è il piano del tempo futuro. Il punto centrale è che i tre piani, pur essendo distinti, sono necessariamente interconnessi tra di loro. La connessione e allineamento è il segreto dell'attivazione del principio spirituale olotropico. Del resto, ciò è quanto mai intuitivo se seguiamo la nostra struttura olotropica. La mente conscia, il tempo presente, si trova davanti una realtà che è, anche, e in molti casi è soprattutto, il frutto dell'azione della mente subconscia, il tempo passato. Ora, il problema è che non si può semplicemente ignorare, dimenticare o rimuovere il passato e aprirsi al futuro come se il passato non esistesse, così come non si è pulito il pavimento se si nasconde la polvere sotto il tappeto. Dall'esperienza di Mindtree, inoltre, emerge un problema ancora più decisivo. Se si resta prigionieri del proprio passato, i nostri problemi, che sono radicati nel territorio subconscio, non si può neppure creare il proprio futuro, aprirsi al piano della nostra realizzazione, il piano governato dalla mente superconscia. Bisogna necessariamente risolvere il proprio passato se si vuole che il nostro presente sia totalmente votato al futuro. Se non si risolve il passato, si resterà sempre, almeno un po', prigionieri di esso. Se è vero che tutto procede in avanti, ciò significa che per esserci avanzamento verso il futuro ci deve essere necessariamente superamento del passato, non rimozione o oblio, ma superamento. E affinché ci sia superamento, ci deve essere riconciliazione. Ed è esattamente quello che accade nel processo olotropico di rilascio-risoluzione dell'energia subconscia, processo che ho identificato nelle 4 R: riconnessione, rielaborazione, riconciliazione, risoluzione. Come puoi sentire, la terza R è proprio la riconciliazione. Quello che automaticamente fa la mente subconscia attraverso le sue energie peculiari di autoguarigione, possiamo riproporlo in versione conscia anche per quanto riguarda il nostro passato collettivo. Riconnettendoci con il nostro passato, possiamo rielaborarlo collettivamente, con un dialogo vero, un confronto vero, non con slogan vuoti, a misura di marketing politico.
Rielaborandolo, possiamo riconciliarci con esso. Riconciliandoci, possiamo superare il passato, risolverlo e aprirci finalmente al futuro. Con il metodo Mind3 connettiamo e allineiamo le nostre tre menti, conscia, subconscia e superconscia, per attivare le risorse psichiche e spirituali più profonde ed elevate che ognuno di noi ha dentro di sé. Grazie alla connessione e all'allineamento delle tre menti, permettiamo al principio spirituale, la nostra energia di autorisoluzione, autoguarigione e autorealizzazione, di liberarsi e di operare in maniera esatta, per il nostro meglio. I prodotti di Mind3 sono distribuiti in esclusiva da Area 51 Publishing. Puoi sfruttare la potenza e la flessibilità del metodo Mind3 in modo completamente autonomo con i programmi audio guidati passo passo, corredati di schede, schemi riassuntivi e di video esplicativi. I programmi audio sono anche il prodotto servizio più economico e vantaggioso. Scoprili tutti sul sito di Mind3 www.mind3.it.